Decimo anniversario del memorial dedicato a Massimiliano Pagano. Siamo in compagnia degli organizzatori di questa bellissima manifestazione che da 10 anni va avanti per ricordare una persona speciale, Massimiliano. Gianni Pierri, Domenico Longobardi, noti alle telecamere di Cilento Channel, ai telespettatori. In questo periodo abbiamo più volte presentato in TV questa giornata e oggi siamo arrivati al termine di una manifestazione bellissima che ogni anno si tiene nel ricordo appunto di Massimiliano. Com'è andata? Tracciamo un bilancio, Gianni. È andata bene, qualche inciuppo all'inizio con un ritardo nella partenza, però si è conclusa la manifestazione in positivo, anche con le donazioni del sangue, perché eravamo iniziati che eravamo solo 3 persone, ma credo da come ho sentito sono arrivati a oltre 10 persone con la donazione del sangue. Grande la partecipazione dei cavalieri, molti cavalieri nuovi, anzi quest'anno una percentuale erano di cavalieri nuovi che, come rinnovo sempre, viene percepito, viene condiviso tra amici e quindi viene accolto questo richiamo del Memorial Massimiliano Pagano. Che dirvi, io vi aspetto all'11° Memorial Massimiliano Pagano e lascio la parola anche a Domenico per i saluti. Domenico, invece ripercorriamo un attimo quella che è stata la giornata di oggi. Ecco, voi avete fatto un bellissimo percorso, da dove siete partiti? Siamo partiti dal ristorante La Cantinaccia in San Marco, abbiamo fatto le colline di San Marco, abbiamo percorso tutte le colline, posto bellissimo, i nuovi cavalieri che sono arrivati sono rimasti entusiasti del percorso, ci siamo fermati per giusto la commemorazione, un saluto e la benedizione del diacono a tutti i cavalieri presenti, un saluto alla mamma e alla sorella e al fratello. E poi siamo ritornati qui al ristorante. Abbiamo trascorso una bella giornata, anche se qualcuno già da ieri era incerto per il meteo, però ci è andata bene. Oggi è una bella giornata e ci è andata bene. Domenico, ricordiamo sempre che questo memorial si organizza per ricordare un ragazzo speciale appassionato di cavalli, ma possiamo ricordare che il ricavato di questa manifestazione sarà devoluto a chi? Sì, allora, lo diceva pure Gianni prima, abbiamo iniziato l'anno dopo la scomparsa di Massimiliano, ci siamo incontrati tutti e due, lui diceva vogliamo fare qualcosa per ricordarlo. È stato così l'inizio di un evento che poi serve anche a raccogliere dei fondi per dare all'Istituto Oncologico per la ricerca dei tumori. E di più abbiamo aggiunto già da 2 anni la donazione del sangue con l'Avis e sta andando bene anche questa, sta andando benissimo. Bene, non ci resta che ringraziare gli organizzatori che sono sempre in prima linea, Domenico Longobardi e Gianni Pierri, che come vedete ha abbandonato il microfono proprio perché è sempre attivo fino alla fine di questa manifestazione, fa gli ultimi saluti, però ci teniamo a invitarvi già da adesso all'11ª edizione di questo Memorial. È tornato anche Gianni Pierri. Un attimo perché c'erano gli ultimi saluti degli amici. Hai ragione, infatti l'ho detto, l'ho specificato, però ci tenevo a invitare già sin da ora i telespettatori di Cilento Channel a restare sempre sintonizzati sul nostro canale per le novità, per quello che si farà anche in occasione dell'11° Memorial dedicato a Massimiliano Pagano. Vi daremo riscontro anche di quello che è stato il ricavato che quest'anno l'associazione è riuscita a racimolare per sostenere appunto queste associazioni. Ringraziamo. Non facendo il memorial l'anno scorso, è stato un anno particolare, abbiamo fatto solo la Santa Messa con la raccolta sangue, siamo riusciti a raccimolare una cifra di 360 euro e per il primo anno è stato espresso il desiderio di dare questo contributo al reparto malattie infettive, che era il reparto dove è stato ricoverato anche Massimiliano gli ultimi giorni, quindi l'anno scorso abbiamo devoluto il nostro contributo all'ospedale San Leonardo. Grazie Gianni, grazie Domenico e grazie a tutti i cavalieri che oggi hanno partecipato in onore di Massimiliano Pagano.